Abbiamo avuto dubbi di sorte quando Sandro Terenghitti propose a noi alla Proloco questo appuntamento. Ci siamo resi conto che la proposta scaturiva sì da un interesse culturale, ma era anche cambio nel tempo. Approfondire l'evoluzione del nostro dialetto nel tempo vuol dire conoscere con più immediatezza la nostra storia, usi, costumi, rapporti sociali, eccetera, riscoprendo così radici comuni e identità culturale. Qualche perplessità potrebbe sorgere dal perentorio invito che campeggia una lettura particolare. Quel drastico invito a me sembra una rivalsa, una specie di contrappasso rispetto all'impostazione scolastica dell'insegnamento della lingua, che presuppone di 40-50 anni fa. Basta pensare alla metodologia messa in atto dagli insegnanti del tempo per spronare al compagno sorpreso a parlare in dialetto. Vi lascio immaginare il giro pazzo della medaglietta durante la ricreazione. Chi non riusciva a liberarsene più erano cavoli suoi. Il malcapitato che consegnava al maestro la mancata conoscenza della quale era motivo di emarginazione scolastica ed emarginazione sociale. Era sbagliato lo stracismo, secondo me, era sbagliato lo stracismo al dialetto. Anche perché dal dialetto era necessario partire per l'insegnamento della lingua. Ma qui la faccio finita. E prima di dare la parola a Sandro, che ringrazio ancora una volta per questa iniziativa, voglio dare il benvenuto ringraziamento ai nostri illustri ospiti, il professor Ettore Castagna, il dottore Stalceri e alla scrittrice Nadia Curcicci, spero di non aver dimenticato nessuno. Ma consentitemi di ringraziare in modo particolare un poeta. La sua presenza non è pleonastica, la sua presenza non è decorativa. Quando tentiamo una rivalutazione del dialetto è essenziale la presenza di chi con la sua opera sono ospite di questa manifestazione, che con la loro abilità e competenza daranno lustro alla riuscita di queste manifestazioni, ormai entrata nella tradizione in maniera pratica e con costegno morale, a mettere in risalto le diverse figure artistiche, culturali, tradizionali del nostro paese. Stasera abbiamo il piacere di conferire un piccolo segno di riconoscimento a due pazzanesi che, al di là del loro spessore umano, caratteristico nella loro propria personalità, rappresentano un esempio mirabile di laboriosità e di creatività. L'opera del nostro poeta, ormai conosciuta da oltre i confini della nostra Pazzana, ha consentito a tutti noi, i suoi compaesani, di riprovare i sapori e sensazioni della nostra tradizione e anche contribuito a far riconoscere al di fuori del nostro paese la sensibilità, le attività, i vari momenti della vita quotidiana, caratteristici della nostra gente, con le sue virtù, i suoi immancabili piccoli e grandi difetti, specialmente utilizzando un dialetto reso comprensibile non solo ai paesi di Pazzano e dei paesi vicini, ma anche a tutta la gente della Calabria. Grazie Ciccio Russo, d'altra parte. Forse la storia più recente della nostra Pazzano e dei paesi vicini ha conosciuto un progresso più rapido rispetto alle altre zone, poiché in virtù del suo intuito e della sua capacità del nostro comprensorio ha potuto essere tra le prime zone della provincia ad usufruire una grande educazione culturale e sociale trasmessa dalla televisione. Basta pensare al primo ripetitore per la RAI e poi per il secondo e per il terzo canale TV e poi ancora la ricezione di canale 5 e di tutte le altre reti private.
e sappiamo tutti quanta importanza svolge la televisione nell'evoluzione e nel progresso civile, sociale, culturale di una popolazione. La scelta di riunire in un'unica serata il riconoscimento a Giuseppe Coniglio e da Francesco Russo non è casuale, quindi, ma vuole rappresentare l'attenzione che tutti noi dovremmo porre su aspetti della vita che dovrebbero rappresentare un punto di riferimento per tutti noi e per i giovani in particolare. In essi, nella loro maturità, opera, possiamo infatti cogliere i valori assoluti di intelligenza, di semplicità, di passione, di riflessione, di umanità, di sensibilità che dovrebbero, a mio avviso, costituire il patrimonio culturale ed umano di ognuno di noi. Grazie. Un saluto rituale, anzi tutt'altro. Dico subito che aggiungo ai ringraziamenti già fatti quelli a tutti i presenti e in modo particolare alle persone che, non essendo di Bazzano, si sono sentiti in qualche modo incuriositi e sono venuti a questa nostra iniziativa. Dico subito, per parare la possibile delusione, che questa conversazione era stata pensata per una giornata d'inverno, quando a Bazzano ci sono quattro gatti e c'è bisogno di, in qualche modo, di rianimarli. Invece qui c'è il rischio che l'animazione circostante soffochi la conversazione nostra. Devo ringraziare in modo particolare il vice sindaco Loredana Zumbo, perché ha creduto in questa cosa e ci ha anche consentito una presenza del professore Castagna, che sarà secondo me molto importante insieme a quella degli altri ai nostri fini. Che quali sono i nostri fini? Che se non facciamo una cosa, intanto diciamo subito che lo spettacolo è tutto affidato alla verve del poeta, la conversazione ci proviamo della scuola prima, quando c'è stato, e dalla televisione, perché la televisione ha un effetto terribile sui dialetti, perché impone una lingua unica per tutti e sostanzialmente priva, diciamo, il dialetto anche come memoria, come storia del nostro paese, una storia piccola, minuta, ma non per questo meno importante. Questo è un paese di miniere, di mulini, di usi molteplici della pietra. Questo è pavimentare le strade quando serviva per fare la calce, quando serviva nelle costruzioni. Ecco, quelli sono gli obiettivi. Anche ci sono tantissimi significati. Per esempio, vuole dire che magari all'apparenza, diciamo, una situazione è florida, invece ci sono ben grossi problemi dietro. Certamente vuol dire pure la ruggera, la pirite, il minerale, quindi hanno significati profondi, molto al di là dell'apparenza, hanno altri significati, sono usati in modo figurato, in modo molto, a volte anche molto bello, come in questo caso. Insieme o da uno dei due. Poi bisognerebbe fare, per esempio, delle interviste a tutti coloro che sono anziani, che hanno, diciamo, un patrimonio di vocaboli, di espressioni, di racconti, di idiomi da conservare. Penso ad esempio, non so se è fra noi, Dario D'Angelieri, che è una sorta di vocabolario vivente per quanto mi riguarda, magari qualche pagina un po' sconcita, però sostanzialmente è una persona che tira fuori delle cose straordinarie. L'altro giorno mi ha detto il vocabolo che io ho dimenticato purtroppo, di quel cunicolo che c'è prima da saitta nel mulino, cioè prima della saitta c'è un acquaro che porta l'acqua allo strapiombo del mulino. Anche quel pezzo di condotto, si direbbe in italiano,
ha un nome nel nostro dialetto. Ecco, conservare dei mestieri, dei lavori. Saluto, lo facciamo un cicum. Da chilo si notava in tale bretta che cercava con latte come compiuto. Che potta succedere in tuo paese, non lo lascio solamente immaginare. Dicevano che era una pigliata in giro in un paccio con la via che fare. Figuratevi, non potete credere che un professore germanese veniva per un mappone quella cosa mi ha toccato zambere il paese. Ma o prevedi, in da sapere cultura che erano scritture rinomate, diceva che fosse accogliere quella l'unica che è veramente uno scienziato. E poi così, che ognuno a poco l'invicinava per un sentito. E con una mezza parola in italiano, certo la sapeva, unica ciò capisciva. Era un uomo gentile, assai aggarbato, che ispirava fiducia e simpatia, un riso bonario sulle labbra e strette le mani a tutti raccoglieri. Restamma tutti quanti a bocca aperta quando ci andiamo a parlare, piano piano. Dice parole come noi in dialetto e dopo li spiegava in italiano. Diceva che a Amaropa era una cerza e la graciuola era l'albicocca. Coca Centro erano l'ombrico e a Lanzarete si chiamava Brocca. Ca Carcarazza si chiamava Pica e la Ciandacca era una collana. Co Birria si chiamava Petto Rosso e la Salada la coperta grosso mano. Sapia che il Sinnapotamo era a Londra e lo corpetto e Himna o Iupuni. Col Saccano o Renato Calomili e un mosciarello e rozza un fagioli. Ed è così scangiando in competenza tante parole strambi con sapia che ne me poi contando un barzelletto e passammo la serata in allegria. E ogni anno, quando latte ieri in ferie, o vecchio professore la può conservare. Una persona eccezionale. La giusta mi tanti anni fa sono venuta qui a presentare il libro Casa Valpadri e non ricordo l'anno, però ricordo il giorno, era il 6 novembre. Me lo ricordo perché ci dovevano essere delle condizioni climatiche particolari e scendendo verso la marina ho incontrato un cielo che non sono mai stata capace di descrivere. Era una cosa stupenda. Sandro altre volte mi ha detto, ah, c'erano tante stelle. No, quello era un cielo particolarissimo. Devono esserci poco. Leggiamo semplicemente questa seconda parte. L'eremo, pur se sciupato da moderni lavori di restauro, conserva ancora l'austerità descritta da Sandro e dona un senso di infinito e di profonda quiete quando dall'assù lo sguardo abbraccia la vallata dello Stilaro e gli ondosi campi coltivati, giungendo fino all'orizzonte dove cielo e mare si confondono in un vaporoso azzurro. Basta poi, perché nella prima parte descrivevo tutto l'eremo, basta poi percorrere un paio di metri e la sensazione di pace si trasforma in un intenso respiro di mistero all'aprirsi dell'altissima grotta che fende la roccia, dove era chiusa la piccola chiesa con la statua della Madonna in marmo bianco, opera del Cinquecento, proventiti e gocce d'acqua che a ritmo lento e continuo sgorgano dalla roccia, le pareti ancora conservano antichi affreschi bizantini ricoperti da una lastra di plexiglass perché l'umidità li ha già deteriorati in molti punti. Di lato a un affresco in basso sulla parete di sinistra si apre un cunicolo dove si inoltravano gli eremiti per i loro riti penitenziali. Un anziano signore racconta che da bambino ha visto nel pavimento, adesso ricoperto, una grande cavità semicircolare dove, come nella famosa cripta dei Cappuccini a Palermo, riposavano seduti i resti mummificati degli antichi monaci. Dalla grotta principale attraverso una breve galleria si entra in una piccola... Zanotti Bianco, faccio un accenno così per chi magari non si ricorda chi fosse, era nato a Creta, solo che era nato, per sbaglio, a Creta perché suo padre è un diplomatico piemontese. Era nato lì da padre piemontese e da madre inglese. E poi aveva però trascorso l'adolescenza nel collegio di Moncalieri dei padri... Zanotti Bianco, venuto appunto qui in occasione del terremoto, rimane sconvolto perché
le condizioni di molti dei paesi calabresi, specialmente quelli interni, erano sconvolgenti, perché c'era miseria, c'era la malaria, quindi non è che era molto, era dovuto al terremoto, il terremoto ha fatto la sua parte, ma le condizioni erano già disastrate, perché la nostra classe dirigente dell'epoca, veramente poi insomma, è anche storia recente, era interessata più agli affari propri che a portare aiuto a queste popolazioni. Lui comincia una serie di inchieste che poi lo renderanno inviso al regime fascista. Infatti nel 1941 viene arrestato e confinato a Pestum. Una di queste inchieste avrebbe prescindere... specialmente all'estero, dove i nostri carissimi emigrati leggono tutto. E meno male che esistono anche le associazioni. Poetessa, presidente Renata Sellani, saluto il pubblico pazzanese e credetemi che conosce questo centro rurale, che è una cittadina abbastanza all'avanguardia in quanto per organizzazioni culturali tipo Teatro Popolare Calabrese. E qualsiasi genere, illustre collega di Peppe Coniglio, solo che con la Napoli era un poeta del 1800, però credetemi, poteva stare veramente bene al fianco di Peppino Coniglio. E siccome mi pare che il tema di stasera è parliamo dialetto, e prima di leggervi una lettera aperta, perché dura 3 minuti, non vi impressionate perché non voglio essere prolisso, che abbiamo mandato al ministro della pubblica istruzione con la televisione, però la televisione ha svolto dalla nascita della RAI in Italia, che oggi in questi giorni credo che celebri i suoi 50 anni. La televisione cosa ha fatto in Italia di fatto? Ha innescato quello che prima in Italia non c'era, cioè il bilinguismo. Cioè attraverso la televisione, scadente o meno, perché sono d'accordo con chi dice che l'italiano della televisione è scadente, in genere in televisione si parla un romanesco un po' decaduto, perché mica fosse il romanesco dei poeti, no, è il romanesco di strada, di certi giornalisti un po' intorno. È il dolore che ci spinge a tornare, è questo desiderio di tornare. Io ho avuto molto a che fare con le comunità calabresi in Nord America. I calabresi in Nord America sono pieni di nostalgia, oh com'è bello il mare della Calabria, oh com'è bella la mia terra, dice, ma da quant'anni che non tornate? Ah, sono arrivato qui nel 44, non sono tornato più. Allora, per cui la nostalgia è fin quando la Calabria è bella e lontana, la nostalgia è fin quando i dialetti sono quelli che parlava il nonno. Poi quando noi dobbiamo fare qualcosa di concreto per la nostra realtà, questa realtà non sappiamo come manovrarla, per cui se il dialetto va conservato per nostalgia, che il dialetto si perda. Se il dialetto deve essere invece conservato per memoria storica, per la memoria di quello che è una comunità, per la storia effettiva di quella comunità, allora questo ha un senso. Però gli appelli, che pure ci devono essere, i lavori di conservazione, i lavori di un grande filologo come Rolfs, che anche io ho avuto la fortuna di conoscere, avevo solo 14 anni, però ho avuto questa fortuna di conoscere, tutti i grandi lavori di accumulazione, di bagagli, di un grosso lexicon del dialetto calabrese, Rolfs ne ha fatto uno, ne sono stati fatti altri e così via, non hanno nessun senso. Sostanzialmente credo che tutta la serata è stato un autentico omaggio alla sua persona. Mi resta da parlare di Ciccio Russo, di questa cosa che non è per nulla facile, sembra facile ma non lo è, non è facile. Allora, ad una prima lettura il personaggio è estroverso, chiaro, semplice, nato un po' per stupire, diciamolo così. Ciccio Russo si potrebbe tratteggiare così. Il cavo teso sugli abissi, non ho capito se Demi non era o da Grut, non ho capito bene, le acrobazie con la bicicletta sui muretti della strada nazionale, la passione per l'elettricità prima e per l'elettronica poi. Se invece si approfondisce un poco, emergono dati più veri, più profondi, io la dico così, poi valutate voi. Intanto la ricerca del padre, quando era ragazzo, una sorta dell'Appennine alle Ande che lui ha vissuto, la forte voglia di realizzazione, lo straordinario senso dell'autonomia e dell'indipendenza con il rifiuto del posto fisso, allora, all'epoca, un posto all'Enel, un posto alla RAI.
insomma, niente di più moderno, sembrano cose vecchie, sembra una figura vecchia, niente di più moderno in un personaggio apparentemente strapaesano, un po' all'antica. Ciccio Russo va in Argentina, trova il padre, lo riconduce felicemente a Pazzano, dove intraprende un'attività produttiva proficua, sfruttando le sue conoscenze di autodidatta. E sì, siamo nel 1957, giù di lì, per la RAI del tempo, la nostra vallata e magari forse anche tutta la Ionica, non offriva una conveniente economia di scala, credo che si dica così. E quindi chissà quando avremmo avuto a Pazzano la possibilità di vedere la televisione. Pazzano, per dirla con un termine moderno, in questo modo veniva incluso, non era escluso dal godimento di un servizio. Almeno a quei tempi è stato così. Negli anni a venire, fino a quando le sue conoscenze, il suo saper fare, riparare, eccetera, facevano premio sulla distribuzione e sulla capacità di mettere insieme capitali, Pazzano, per merito di Ciccio Russo, era un paese che forniva un servizio. Se si volevano riparare alcune macchine, alcuni impianti, alcune cose, bisognava venire da lui. E questo non era solo nei dintorni, era grosso modo, credo, in tutta la nostra regione. Quindi tutto quanto aveva a che fare con l'elettricità, in qualche modo lui aveva un sapere egemone per l'epoca. Quando poi, ripeto, sono diventati più importanti la capacità di distribuire e la capacità di accumulare soldi, diciamo in quel modo, diciamola così, sostanzialmente la conoscenza non è stata più, diciamo, premiante, non è stata più sufficiente. In qualche modo si può dire, si può dire che il declino di questo paese economico è cominciato quando Don Libero Tavernite decise di trasferirsi a Soverato e quando le conoscenze di Ciccio Russo non sono state sufficienti a battere la concorrenza della grande distribuzione e della diversa organizzazione del commercio e delle vendite. Ma ho fatto magari un volo un po' troppo azzardato, ma nella sostanza credo che ho dato, diciamo, l'idea di quello che, diciamo, è stata la storia. La Proloco e il Comune hanno deciso di premiare stasera quindi due personaggi straordinari, solo apparentemente agli antipodi, perché mentre il maestro poeta coglieva i tratti salienti di una condizione sociale e umana nell'immediato dopoguerra e ci regalava a Guttera, che spero che lui ce la voglia poi regalare anche stasera, carica di dolore ma anche piena di speranza, Ciccio Russo si inerpicava su un traliccio esile e ci faceva vedere il mondo e la possibilità di cambiare quella stessa realtà. Due funzioni quindi fondamentali, o tante e tante altre cose si potrebbero dire. Ma l'ora è tarda e poi non vorrei che Ciccio Russo si commuovesse troppo. Noi lo ringraziamo di cuore e poi passo la parola al presidente della Proloco e non so se c'è una simpatica parentesi con una ragazza che leggerà una poesia. La legge la signorina Tavernite. Grazie, buonasera a tutti. Al signor Francesco Russo, da parte della nipote Eliana, che non ha potuto partecipare a questa serata, una poesia dedicata a suo nonno. Ciccio Russo, un tipo esile e cocciuto, caparbio e ostinato in tutto il suo vissuto, coniugato a una donna ossequiosa e con tutti noi alquanto premurosa, ricercatore chimerico del lusso e avverso ad ogni genere di sopruso. Così, padrone delle sue decisioni, ma schiavo delle sue passioni, dell'elettronica una professione, della politica un'affermazione, un giro di cacciavite per riparare radio, televisione e lavatrice per un paese che lo ha amato, ma anche temuto ed osteggiato.
ha innalzato tralicci per soddisfare i figli e i loro capricci. Dalla fatica ha imparato la vita e a me, nonno, ha insegnato come ci si realizza. Grazie Eliana. Perché io son caduto male, perché colto non sono per dare lustro come voi. Ora solo posso ringraziare, e ringrazio i signori professori qua che ci hanno voluto onorare, il pubblico intero che con la loro presenza ci onorano continuamente, e non lo so che cosa dovrei dire, dove trovare le parole per ringraziare tutti, non è che è facile, non è che è mia cosa, quindi ringrazio tutti di nuovo e dovete scusarmi, dovete perdonarmi, perché non è nel mio costume e non è nella mia cultura poter parlare di cose. Grazie. Consegniamo una medaglia d'oro all'amico Ciccio Russo, fatta dall'orologo Misuraca Gioielli di Roccella Iorca. Si dispiace con il presente. La medaglia è il simbolo della Poloco, le miniere e la fontana vecchia. Grazie, grazie di cuore. E come posso ringraziare? È una cosa terribile, è una cosa troppo enorme per me. Prologo Pazzano a Giuseppe Coniglio, mastro poeta, il paese riconoscente per aver dato gioia e godimento intellettuale con la sua opera poetica e teatrale. Pazzano, 10 agosto 2004, il segretario Montagnese Agnese e il presidente della Prologo Campanella Renzo. Lo faccio in dialetto, cioè vi leggerò una poesia, se la gradite, se no no.